Mister Ceppi, abbiamo contato in tutto 14 palle gol nitide, compreso il palo, la traversa, i miracoli di Parisi. Dire che è stata una partita sfortunata è poco. Si tiene la prestazione comunque dei ragazzi, che è stata forse una delle migliori fatte qua. Sicuramente i ragazzi hanno fatto una partita strepitosa fino al minuto dalla fine, dove anarchicamente abbiamo fatto una cosa che non dovevamo fare, e sono arrabbiato, sono molto arrabbiato, molto arrabbiato, molto, perché abbiamo chiamato time out e abbiamo detto esattamente quello che sarebbe successo: cerchiamo una soluzione in un minuto e mezzo, due minuti proviamo. Non lo volevo nemmeno mettere il portiere, perché l'inerzia era talmente dalla nostra parte che forse non c'era bisogno, ma in questi casi siamo disperati, alla disperata ricerca di punti, e quindi fondamentalmente ti si impone di provarci a tutti i costi con tutte le armi. E avevamo lavorato moltissimo, e tant'è che i primi 20-30 secondi del portiere di movimento abbiamo messo in difficoltà, abbiamo avuto un'altra palla gol, credo che tu l'abbia segnata tra queste, no? Ecco. Allora io voglio capire perché poi anarchicamente abbiamo fatto queste puttanate. E non mi sta bene, non mi sta bene, io accetto tutto, ma questo non mi sta bene, non mi sta bene, perché io vengo qui tutti i benedetti giorni e lavoro e faccio e propongo e mi confronto, e non mi sta bene che dentro il campo si faccia cose anarchiche, non mi sta bene. Perdere una partita così è una vergogna, è una vergogna, cancella tutta la prestazione che tu hai fatto prima, che è stata, come hai detto tu, anche secondo me la migliore vista qui fino adesso. Allora, siccome la crescita c'è, siccome le cose che lavoriamo funzionano, no, inventiamocene altre per perdere la partita. Ma scusami, ma come si può? Ma non si può, non si può, non si può. Questa è la differenza tra i grandi giocatori e quelli che non sono grandi giocatori. Dispiace, ma è così. È preoccupato pure per la classifica? Non sono preoccupato per niente, non sono preoccupato per niente. Sono arrabbiato perché abbiamo fatto una cazzata immane. Sono arrabbiato per l'ultima cazzo di cazzata che abbiamo fatto. E scusate le parolacce, ma è così. Perché sono veramente, non arrabbiato, sono furioso. Sono furioso. Perché se metto dei giocatori a fare quel tipo di lavoro è perché mi fido di loro che facciano quel tipo di lavoro. Non che si inventino le stupidaggini. E non va bene, e non va bene, perché non è un errore tecnico, non è una gestualità, no. È una situazione che noi avevamo studiato a tavolino e sapevamo perfettamente quello che sarebbe successo e che dovevamo fare come i primi 20-30 secondi, andate a riguardare, che sono stati fatti bene, sono stati fatti bene come tutto il resto della gara. Sono arrabbiato per quello. Dice, ma come, ti arrabbi per una cosa? Certo che mi arrabbio, perché se si lavora con coscienza e con impegno non si devono fare queste stupidaggini. Non si devono fare, perché male che vada, ti prendi la prestazione, ti prendi il punto e vai avanti. E adesso parlavamo di una partita incredibile, no? Che no, voglio dire incredibile, io penso è il termine giusto, incredibile, non siamo riusciti a mettere dentro un pallone veramente incredibile. E invece adesso dobbiamo, io vado a casa che mi faccio il sangue amaro perché è successo questo. E non va bene, mi dispiace, non lo posso accettare. Io non lo accetto questo, mi dispiace, ma è così. Questa cosa la chiarirà anche con i ragazzi? Beh, ci mancherebbe altro, io la chiarirò soprattutto con loro, perché non va bene, non va bene, non va bene. Come si rimedia a queste situazioni? Non si rimedia, come sempre noi dobbiamo lavorare, siccome il tempo, no? Noi sono tre mesi che stiamo confrontandoci, siccome il tempo ha portato, credo, a vedere un cambio, voglio, per carità, nulla con chi mi ha preceduto, io non voglio far confronti, niente, io guardo il mio lavoro. Ho fatto la prima partita con i Canicattì e questa è l'ultima con la Futura. Io credo che si veda un marchio chiarissimo. I ragazzi hanno giocato benissimo, benissimo. Abbiamo creato 100.000 occasioni. Purtroppo non siamo riusciti a far gol. Ma da un punto di vista emotivo non abbiamo tenuto per 40 minuti, purtroppo. Non abbiamo tenuto. Perché gli ultimi 30 secondi sono stati fatali. 30 secondi, un minuto, non so quant'è. E non va bene, mi dispiace, perché noi lavoriamo anche su questo, sulla capacità, soprattutto sulla capacità. Siamo rientrati dal primo e secondo tempo dove l'unica cosa di cui ho parlato è la frustrazione. Perché tu rientri dopo un primo tempo comunque con una quantità di palle gol, non hai fatto gol, ma c'è il secondo tempo. La cosa che non doveva succedere è sentirsi frustrati, rientrare e continuare a lavorare. I ragazzi l'hanno fatto anche meglio, se fosse stato possibile, del primo tempo. Gioco forza, qualche infortunio loro, che sono abbassati, ovviamente più passa il tempo più sei lì.
Ma l'ultima cosa che è successa, mi dispiace, ma non posso accettarla, da allenatore non posso accettarla. Mi dispiace tanto, mi dispiace per chi c'era, per chi l'ha fatta, ma non va bene. Mi dispiace, non va bene. Questo fa arrabbiare molto, perché non... mandi in fumo tutto quello che tu fai, no? Soprattutto la stima, no? Cavolo, sei lì per un motivo. Non dico che non puoi sbagliare. Si può sbagliare un gesto tecnico, si può sbagliare mille, io comprendo, figurati, l'errore è una forma d'apprendimento. Ma non così. È in quel momento della gara. Non così. Momenti della gara, ragazzi, si sa che gli ultimi minuti noi ci giochiamo una partita, la caratteristica del portiere di movimento è un'ulteriore gara che noi dobbiamo saper gestire, soprattutto emotivamente, perché viene dopo 40, 38, 37, 35 a volte, no, minuti di grande intensità. Oggi è venuta dopo una gara straordinaria e tu non puoi sentirti, uso un termine, superiore o... No, devi giocare con la stessa intensità. E invece non l'abbiamo fatto. Quindi mi dispiace. Bene, mister. Grazie. Niente.